Buongiorno e benvenuti alla prima edizione dell'informazione del TG6. In apertura le buone notizie che riguardano l'emergenza Covid. Infatti i numeri da zona bianca dell'Abruzzo hanno indotto il presidente della regione Marco Marsilio a chiedere un anticipo dei provvedimenti del governo. Intanto l'occupazione delle terapie intensive nella nostra regione è sceso al 9%. Il servizio è di Paolo Renzetti. Assessore, numeri da zona bianca in Abruzzo anche per questi ultimi giorni. Ieri il presidente della regione Marco Marsilio ha scritto una lettera al ministro della Salute Speranza per chiedere di anticipare questa zona bianca, ma al di là di questo, insomma, il dato confortante è che continuano a calare i ricoveri, continuano a scendere i positivi nella nostra regione. Sì, è vero, è una richiesta che il presidente Marsiglio ha inoltrato al ministro Speranza in base ai numeri che noi abbiamo in atto da diversi giorni, da diverse settimane. Abbiamo una diminuzione dei contagi nella nostra regione e quindi un trend in continua discesa che oltretutto si accompagna a una drastica riduzione proprio nell'occupazione dei posti letto ospedalieri. Oggi abbiamo occupato il 9% dei posti di terapia intensiva e il 13% di quelli in area medica. Quindi siamo molto lontani da quelle che sono le soglie critiche e al di sotto della media nazionale. Basti pensare che appena un mese fa i posti letto occupati erano proprio il triplo di questi attuali. La nostra è una regione che si basa sul turismo, per cui stiamo lavorando per poter portare avanti la vaccinazione nei luoghi di lavoro. Proprio ieri abbiamo tenuto un incontro con tutte le categorie proprio per mettere in sicurezza sia i nostri corregionali ma anche coloro che vengono da fuori regione. Vaccineremo il più possibile. Stiamo seguendo la media nazionale e siamo anche attenti a quelle situazioni del qui ed ora, tipo la volontà di poter vaccinare anche i maturandi in modo da poter mettere in sicurezza la possibilità di sostenere gli esami, quindi vaccinando nei tempi e nei modi previsti. Per i primi di settembre si arriverà ad una vaccinazione quasi totale della popolazione abruzzese, assessore. Sì, era il termine che noi avevamo già previsto nella delibera, quindi stiamo seguendo quello che è stato il programma sia regionale e quello che ci viene dato dal Ministero, dalla struttura commissariale. Continuiamo una campagna di vaccinazione sia riguardo al target, ma soprattutto con le dosi che speriamo di ricevere nel mese di giugno, di poter aprire a tutta la popolazione. È proprio quello che ha detto poco fa l'assessore Verì riguardo l'ipotesi di vaccinare gli studenti pronti al prossimo esame di maturità. Sono circa 11.000 questi che si apprestano ad affrontare, come detto, l'esame di Stato. Regione, OSR e sindacati stanno lavorando per un protocollo condiviso, ma c'è poco tempo. Sentiamo il servizio di Alcheta Lase. Ci sono poco più di 2 settimane di tempo per vaccinare i circa 11.000 studenti che a metà giugno dovranno affrontare l'esame di Stato. Bisogna fare in fretta e per questo ieri c'è stato un incontro tra l'assessore regionale alla sanità, Nicoletta Verì, quello all'istruzione, Pietro Querisimale, il referente regionale per la vaccinazione, Maurizio Brucchi, e il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale, Antonella Tozza. C'è la volontà di attuare questo progetto sia da parte del mondo della scuola che dalla regione, ma bisogna risolvere alcune problematiche legate all'approvvigionamento delle dosi e alla tipologia di vaccini da utilizzare. Ma la tempistica risicata potrebbe non essere sufficiente a completare il percorso prima dell'inizio degli esami, senza arrecare problemi ai maturandi. In ogni caso, qualora si dovesse procedere, la vaccinazione sarà effettuata su base volontaria. Ma bisogna anche considerare i tempi per rendere efficace il siero contro il virus, perché una somministrazione troppo ravvicinata renderebbe vana la campagna. Continuiamo su questo argomento. Approvato il protocollo Covid per la gestione dell'emergenza sanitaria nel corso degli esami scolastici. La CGIL fa poi chiarezza sulla vaccinazione degli studenti. Vediamo.
è stato sottoscritto in data 21 maggio ultimo scorso il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Istruzione e le organizzazioni sindacali. È stato riproposto chiaramente quello dello scorso anno, con in più in previsione un decreto di stanziamento di 30 milioni di euro a supporto degli esami, e praticamente ribadendo le stesse cose che si erano dette l'anno scorso, quindi utilizzo di mascherine chirurgiche, non vietate le mascherine di comunità ovviamente, e sconsigliate le FFP2 per il tempo di esposizione all'esame di Stato. Gli esami saranno in presenza sia alle scuole mediche che alle scuole superiori, e solo in casi particolari di contagi sarà possibile la videoconferenza. I tavoli permanenti sono rimasti gli stessi a livello nazionale e a livello regionale. Quindi praticamente sono le stesse cose dell'anno scorso. Quanto riguarda i vaccini invece? Ora siamo a fine maggio, gli esami della terza media inizieranno a brevissimo, per le superiori gli esami di maturità inizieranno il 16 giugno, e di conseguenza i tempi sono molto stretti. Io starei attento a effettuare i vaccini ai ragazzi in questo periodo, perché chiaramente capiamo che se ci sono degli effetti collaterali, poveretti, insomma, non avranno neanche il tempo di studiare, insomma. E poi la protezione dopo la prima dose non è che sia, ci vuole del tempo, insomma. Si chiude questo anno scolastico, ma voi siete già al lavoro per il prossimo anno scolastico. Si spera che il prossimo sia un anno scolastico normale? Noi ce l'auguriamo. Il problema è che non si parla della riapertura delle scuole, il problema serio, perché come è successo lo scorso anno, abbiamo iniziato a settembre in tranquillità, dopodiché a novembre, dicembre è successo quello che è successo. Quest'altro anno speriamo che i vaccini abbiano fatto il loro corso e quindi ci auguriamo un anno più tranquillo. Però io inizierei a pensare già da ora al primo settembre, perché altrimenti non se ne esce. La cronaca adesso, incidente mortale intorno alle 6 di questa mattina lungo la ex superstrada dell'Iri nella Marsica in provincia dell'Aquila. A perdere la vita il 50enne di Avezzano Roberto Facchini, sposato e con figli, titolare di due imprese di carburanti ad Avezzano e Capistrello. La sua auto, un SUV, si è scontrata con un camion che procedeva in direzione opposta e ha preso fuoco a causa del violento impatto. Per il conducente non c'è stato nulla da fare. Lo scontro è avvenuto tra le uscite di Civitella Roveto e Morino. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco di Avezzano, che hanno spento dapprima l'incendio e poi estratto dall'abitacolo dell'auto il corpo senza vita del conducente. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri per stabilire la dinamica del tragico frontale. Sul posto anche i soccorritori del 118 e i carabinieri della compagnia di Tagliacozzo, diretti dal maggiore Silvia Gobbini. Cambiamo decisamente argomento. L'amministrazione comunale di Silvi, tra le tante difficoltà dettate dalla pandemia, ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2021-2023. La stessa, per l'imminente stagione estiva, punta ad un netto rilancio del turismo in città. Il servizio. A seguito di un lunghissimo dibattito e con 11 voti favorevoli e 5 contrari, il Comune di Silvi ha approvato il bilancio di previsione 2021-2023. Un bilancio fortemente condizionato da due fattori: il primo determinato dalla precaria situazione sanitaria e dalla conseguente crisi economica che ha richiesto risorse più consistenti. Il secondo invece è dettato dalla scelta di questa amministrazione, guidata dal sindaco Andrea Scordella, di non gravare sulle tasche dei cittadini. L'amministrazione comunale, che si appresta ad iniziare il suo quarto anno di attività amministrativa, punta, per bocca dello stesso primo cittadino, a dare un nuovo slancio alla città, con un'immagine di una città balneare moderna, attiva, accogliente, vivibile e proiettata decisamente verso un futuro migliore. La scelta di questa amministrazione è stata quella di non aumentare le tasse, ovviamente un bilancio lacrime e sangue per la condizione economica che di partenza che ho ereditato da quest'ente, però voglio dire, stiamo cercando comunque di dimezzare il disavanzo dell'amministrazione di Silvi, ma soprattutto di puntare su tre aspetti fondamentali, che sono appunto l'aspetto sociale a seguito di questa pandemia, la manutenzione, perché Silvi ha bisogno, insomma, di essere riqualificata, e soprattutto i lavori pubblici, guardando a un futuro migliore. Quando la crisi del turismo ha inficiato poi su questo bilancio di previsione? Ma indubbiamente abbiamo delle poche certezze, chiaramente
chiamiamola così, come tutti i comuni della costa. Ovviamente noi siamo fiduciosi per un'estate migliore, l'anno scorso eravamo molto titubanti e poi alla fine abbiamo avuto un agosto super. Diciamo che siamo ottimisti, anche se sappiamo che navighiamo a vista per le incertezze economiche e giustamente sanitarie, e dunque ci stiamo preparando per un'estate sicuramente in massima sicurezza, accogliendo tutti quelli che sceglieranno il nostro territorio. Andiamo avanti con il nostro telegiornale, si torna a vivere anche di cultura a Teramo grazie alla riapertura dei teatri e dei musei. Quest'estate inoltre la musica farà la parte da leone. La Primo Riccitelli ha presentato la stagione concertistica e sono in arrivo artisti come Cammariere, Simona Molinari e Mogol, il servizio di Tania Bonnici Castelli. Riparte alla grande la cultura a Teramo. Finalmente musei, teatri e cinema aperti e tanta musica dal vivo. Una rinascita che passa attraverso l'arte, i nuovi film, i concerti e la presenza di artisti famosi che animeranno le serate estive sul territorio provinciale. Dopo una pausa forzata e mal digerita, mal compresa probabilmente dal mondo della cultura, torniamo finalmente a poter visitare determinati luoghi, a poterli vivere nella quotidianità. Come dicevi bene, i teatri, i cinema sono tornati ad accogliere il pubblico, stiamo riprogrammando e sicuramente avranno luogo nei prossimi mesi estivi delle mostre all'interno degli spazi espositivi del comune di Teramo, così come le stagioni concertistiche verranno organizzate. È un bel segnale, un segnale di speranza, di ripartenza. In questa ripartenza culturale si colloca un cartellone concertistico di ottimo livello curato dalla Primo Riccitelli di Teramo, che include una serie di eventi musicali notevoli che avranno cornici diverse grazie alla collaborazione dei sindaci e dei comuni teramani. L'idea di poter fare eventi con la partecipazione del pubblico sinceramente ci fa piacere, spero che sia la ripartenza definitiva per noi come per tutte le associazioni culturali che organizzano eventi, e che la stagione concertistica, ovviamente abbiamo cercato di differenziare il repertorio includendo la musica classica, la musica jazz, qualcosa anche di pop, accontenti e soddisfi gusti di tutti gli spettatori che speriamo siano numerosi. Sergio Cammariere, Simona Molinari, Mogol sono solo alcuni dei nomi degli artisti che quest'estate potremo ascoltare e che imprimono al programma della Riccitelli un marchio di qualità. Quali sono gli appuntamenti più interessanti? Ma ovviamente sono tutti interessanti e sono tutti con grandi nomi. Ne cito tre, facciamo così, perché di tre generi diversi. Il primo concerto, Davide Cabassi, uno dei più grandi pianisti italiani. In mezzo, durante l'estate, ci saranno i jazzisti Paolo Fresu, Sergio Cammariere, Fabrizio Bosso e poi la rassegna curata dal teramano, la gloria della città, Paolo Di Sabatino. E alla fine di agosto, il 23 di agosto, verrà Mogol, che racconterà Lucio Battisti insieme ad Angelo Valori, che è pescarese, altra gloria della nostra terra, e il suo Medit Ensemble. Torniamo a Pescara, si chiama Golena Life, il progetto presentato oggi dal Comune della Città Adriatica per la valorizzazione delle aree golenali. Vediamo. Si chiama Golena Life, l'attività voluta dall'amministrazione comunale è prevista nel contesto specifico dell'area fluviale e in particolare della Golena, da cui il nome del progetto, del fiume Pescara e del percorso ciclopedonale che risale la foce sino allo sbocco in mare. Con il progetto si intende valorizzare il rapporto simbolico identitario che lega il fiume Pescara alla città e ai cittadini, sul quale appare fondamentale puntare per lo sviluppo territoriale. Sarà selezionato un gruppo di 20 giovani pescaresi fra i 18 e i 35 anni da coinvolgere attraverso l'attivazione di borse lavoro formazione nello sviluppo di un piano di riqualificazione dell'area che prevede tra gli altri anche la creazione di un ecomuseo fluviale con percorsi di rigenerazione urbana, ambientale e culturale. Golena è un progetto voluto fortemente dalle politiche giovanili, la realizzazione di un museo ecofluviale dove naturalmente si andrà a valorizzare il fiume. Oggi il fiume non deve essere più un oggetto simbolico,
simbolico ma concreto. Noi daremo la possibilità a un gruppo di 20 ragazzi che parteciperanno e verranno selezionati appositamente tramite bando per copartecipare a questo progetto, dove loro saranno attori protagonisti, dove saranno il cuore dell'iniziativa, dove creeranno dei gruppi, delle situazioni, dei percorsi di rigenerazione urbana, ambientale e culturale. L'età dei ragazzi va dai 18 anni ai 35 anni. Il bando entro un mese ci sarà, naturalmente sarà nostra premura informare tutti i ragazzi di Pescara, perché potranno partecipare i residenti. E avremo una grande motivazione per questi ragazzi. A fine progetto parliamo di un percorso di borsa lavoro, studio e formazione. Riceveranno 3.000 euro, il progetto durerà un anno, quindi daremo veramente una grande possibilità ai ragazzi di Pescara di valorizzare il fiume, ma nonostante, ma di attivarsi anche come autoimprenditorialità in un percorso così importante. Siamo arrivati allo sport, iniziamo dal Pescara. Per il ruolo di direttore sportivo proprio del Delfino resta tra le altre la candidatura di Sandro Federico, in uscita dal Teramo. Nelle ultime ore è in ascesa anche il nome del giugliese Beppe Manari, che sta per chiudere la sua esperienza direttore tecnico del Novara. Andrea Costantini. Direttore sportivo e allenatore. In casa Pescara sono questi i primi tasselli per ricostruire una squadra in grado di lottare per un pronto ritorno in Serie B. Un nome in ascesa nelle ultime ore sembra quello di Giuseppe Manari, che quando giocava e faceva sognare i tifosi di Giulianova e San Benedettese era l'uomo che accarezza la biglia per le sue grandi qualità tecniche. Manari è stato già al Pescara, fu il vice di Franco Lerda nella stagione 2007-2008, anche allora post retrocessione in Serie C. Una carriera da allenatore trascorsa poi tra Pro Patria, Como e Prosesto, giovanili della Reggiana, prima di intraprendere nel 2016 una carriera dirigenziale nel Lugano del patron Angelo Renzetti come responsabile dello scouting. Quindi il passaggio al Novara come direttore tecnico, un incarico in via di conclusione dopo il passaggio del pacchetto di maggioranza delle quote a Leonardo Pavanati, a sua volta noto a Pescara per essersi interessato al club biancazzurro a novembre. Con l'avvento di Pavanati a Novara, Manari lascerà la società piemontese potrebbe rientrare nei piani del Pescara. Novità potrebbero esserci entro questa settimana. Resta tuttavia anche la candidatura di Sandro Federico, direttore sportivo in scadenza al Teramo. Dal presidente biancorosso Iachini ancora nessun segnale circa un prolungamento. Federico in questi anni ha maturato una discreta esperienza nella categoria. Prima di Teramo era stato alla San Benedettese ed il suo lavoro è stato sempre apprezzato dal presidente Daniele Sebastiani. La sua candidatura resta sul tavolo. Perdono decisamente quota le ipotesi Matteassi e Fracchiolla, mentre Trinchera è chiuso con la Cremonese. L'orientamento è comunque quello di avvicendare la direzione sportiva. Resta da vedere se almeno uno tra Antonio Bocchetti e Giorgio Repetto possa rimanere nei quadri dirigenziali, ma con indirizzo verso scouting o settore giovanile. Dalla scelta del direttore sportivo potrebbe dipendere anche quella dell'allenatore. Allo stato attuale però non si possono escludere le soluzioni interne. Gianluca Grassadogna e Pierluigi Iervese, il primo allenatore ancora in carica, si è sempre reso disponibile anche per la prossima stagione, a patto di un repulisti con cui azzerare l'attuale organico. Iervese è fresco di trionfo con la primavera e in diverse circostanze ha fatto intendere che se il presidente lo promuovesse in prima squadra sarebbe la realizzazione di un sogno e accetterebbe con entusiasmo. Ma probabilmente è ancora presto. Pescara è una piazza appetita da tanti allenatori e per sciogliere questi nodi il presidente Sebastiani prenderà ancora diversi giorni prima delle soluzioni definitive. Giornate di incontri per il presidente del Teramo Iachini, che sta vagliando la possibilità di ingressi in società per continuare il progetto sportivo. Questo rende ancora la situazione legata a DS, mister e giocatori in stand-by. Il servizio di Jacopo Forcella. Tutto fermo in casa Teramo in attesa di novità che arrivino soprattutto dal fronte societario. Lo stallo che c'è riguarda eventuali trattative che nelle intenzioni di Iachini dovrebbero sostenere economicamente il progetto biancorosso, partito nella stagione 2019-2020 ma rivisitato e corretto rispetto alla prima annata, con un abbassamento dei costi già attuato in questa stagione e che a meno di ingressi di altri soci potrebbe essere fatto di ulteriori sforbiciate. Lo stand by tuttavia incide anche sulle conferme, a partire da quelle di direttore sportivo e tecnico con Sandro Federico e Massimo Paci, che aspettano buone nuove
per capire se potranno continuare nel percorso iniziato col Teramo e costruire l'organico per la prossima stagione. Ed evidentemente poi a cascata le situazioni che riguardano anche alcuni elementi di questa stagione, a partire da Bombaggi, Lewandowski, Costa Ferreira, Ilari, tutti in scadenza di contratto. I discorsi in questo caso sono molto differenti tra loro. Va valutato l'impatto tecnico di questi giocatori e d'altro canto anche la possibilità che potrebbero partire per abbassare il monte ingaggi complessivo. Pace attende una chiamata perché in primis vorrebbe proseguire il lavoro fatto in questa travagliata stagione condizionata da Covid e porte chiuse, ma sa anche che quanto fatto a Teramo spinge alcune società a chiedere informazioni sul suo conto e questo mal si concilia con le riflessioni di Iachini e gli incontri che sta avendo per capire se c'è la possibilità di passare la mano in tutto o in parte. Con la rosa in vacanza prima vanno sistemati i tasselli societari, farlo in tempi brevi però è la sfida più complessa, considerando che in ogni caso il Teramo ha già un'ossatura composta da Santoro, che comunque è e rimane l'uomo mercato per eccellenza, Mungo, che ha un altro anno di contratto, così come Viero e Arrigoni, e da una difesa che potrà contare su quasi tutti gli interpreti di questa stagione. Un altro anno di contratto per Soprano, altri due per Trasciani, Piacentini e Diachité, con quest'ultimo, anche lui, al centro di tante voci che lo vorrebbero presto andare verso altri lidi. Ma senza la certezza di quale progetto e della portata dello stesso è ancora impossibile pensare di fare valutazioni su come andare a puntellare questo organico e a chi farlo guidare. Ecco perché questi sono giorni di incontri frenetici per Iachini, che poi dovrà esporre ai suoi le linee guida e iniziare a pianificare un'annata complicata dal punto di vista della concorrenza, almeno quanto quella che il diavolo si è appena lasciato alle spalle. In Serie D uno dei protagonisti di domenica a Pineto è stato il portiere biancazzurro Simone Mercorelli, che dopo il vantaggio di Romano ha blindato il successo della squadra di Pomante con un rigore parato e un'esultanza molto particolare. Vediamo. Sì, è stata una bella un'emozione abbastanza forte, soprattutto perché ho parato quel rigore contro la mia ex squadra, e però diciamo è stato un susseguirsi di emozioni forti dal gol che è avvenuto prima, poi ho parato il rigore e poi dopo abbiamo gioito tutti insieme. Ecco. Diciamo, nella vita di un portiere ci sono momenti di alti e di bassi come nella vita di tutti i giocatori, solo che nel portiere si vedono maggiormente quando magari fa un errore o quando fa una bella parata. Noi abbiamo una squadra comunque che merita questa posizione in classifica, lo diciamo, lo stiamo dicendo diciamo dall'inizio dell'anno, poi alcune cose sono andate male, mettici pure un po' di sfortuna, e quindi adesso però ci ritroviamo qui in questo punto del campionato, in quella classifica, e dobbiamo fare del nostro meglio per salire ancora di più, perché noi non ci accontentiamo mai. Beh sì, come tutte le partite da adesso fino alla fine, secondo me sarà una bella partita, una partita sudata, anche perché comunque le temperature iniziano a farsi sempre più elevate, quindi diciamo ci sono molti fattori che possono andare a discapito sia nostro che della squadra avversaria, però penso che ci faremo trovare pronti per questa sfida. No, niente, in poche parole questo è il cappello del mister Michele Radunanza, e ogni volta glielo chiedo e lui me lo dà sempre, quindi diciamo che è diventato sì il mio portafortuna, ma in generale io lo indosso perché magari quando c'è il sole preferisco vedere bene la palla e non essere oscurato diciamo dal sole, piuttosto che appunto non fare un'uscita a vuoto perché il sole mi ha ciecato, ecco, quindi principalmente è per quello. Poi ieri ho avuto questo gesto liberatorio che io rivedendolo fa anche un po' ridere diciamo, solo che non sapevo bene una serie di emozioni, la prima cosa che ho pensato di fare è levarmi il cappello e tirarlo diciamo in aria. Cambiamo disciplina, playoff di volley senza storie, il doppio confronto tra Altino Volley e Iesi. Il sestetto abruzzese si aggiudica il turno vincendo nettamente due partite ed ora se la vedrà con Imola, Sergio Zappalorto. L'Altino vince 3-0 come all'andata contro lo Iesi e supera senza affanni il primo turno dei playoff al termine di una gara senza storia, fatta eccezione per qualche scorcio della prima frazione.
I parziali a 20, 19 e 23 non dicono la verità di una partita dominata dalle rossoblù che confermano la loro forza e la felicità del presidente Papa. Sono state brave, temevamo questa partita perché dopo il risultato dell'andata ogni partita è sempre storia a sé, quindi siamo stati bravi a mantenere i ritmi e a chiuderla subito 3-0. Il duo Lestini-Zingoni si impone nel set numero 1, poi in cattedra sale la Mastrilli, ma ancor più trascinatrice diventa Marika Longobardi che a fine gara totalizzerà 20 punti e percentuali di rilievo. In coda mister D'Amico si concede giustamente l'opportunità di impiegare alcune seconde linee come Olleia, Papa e Graziani e a tempo pieno Costantini, un lusso. E ora via al secondo turno playoff terza fase. L'Altino Tenaglia se la vedrà con l'Imola domenica 30 alle 17:30 per gara 1 in trasferta. Ritorno a Francavilla o sabato 5 o domenica 6 giugno. Calcio a 5, dopo lo sfortunato 0-0 in gara 1 al Pallarigo Piano, domani il Montesilvano si gioca in gara 2 a Milano contro il kick-off l'accesso alla finale scudetto. In caso di pareggio si andrà a gara 3. Vediamo. Risultato raro nel calcio a 5, ma finisce proprio 0-0, gara 1 della semifinale scudetto tra Montesilvano, unica sopravvissuta delle tante abruzzesi, e kick-off. Nel ricordo di Berardinucci, storico tifoso, si apre un match di grandi equilibri a tratti, ma anche senza fortuna per le nostre, se solo si considerano il legno clamoroso dell'Amparo, il blitz sulla linea della Bertè dai trascorsi abruzzesi e più di un intervento miracoloso di René Franco tra i pali ospiti. In più, out la Manieri, il che non è poco in un contesto che, tirate le somme, non c'entra niente col risultato in bianco. Meriti anche per le lombarde che hanno impegnato all'occorrenza la solita e bravissima Carolina Sestari. E ora c'è gara 2, domani alle 20, in terra milanese. Chi vince va in finale, eludendo la bella, che ci sarebbe solo in caso di ulteriore pareggio. Non sarà facile per le gonzaliane, ma nemmeno impresa impossibile per raggiungere un traguardo dove ha messo un piede il Rullo Falconara dopo il 6-1 sullo Stat. Vedremo. E questo era il nostro ultimo servizio, vi ricordo che quelli che avete visto sono già disponibili sulla nostra piattaforma YouTube, prossimo aggiornamento alle ore 19, da parte mia una buona giornata e buon proseguimento con i programmi di TV6.